Salve a tutti, approfondimento con il dottor Rocco Sciarrone e approfondiamo i problemi legati alla salute che arrivano con l'estate. E ne parliamo con Sciarrone che è appunto direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 12 di Venezia. Grazie dottor Sciarrone di essere qui con noi ospite. Allora, oggi parliamo di bruciature, o meglio di quelle che vorremmo evitare. E, ogni anno arrivano sempre delle, secondo me, da quello che sento, insomma, delle misure nuove che vengono suggerite per la protezione, cioè aumentate sempre di più la protezione. Alcuni anni fa bastava la protezione 6, 10, adesso si parla di protezione 20 e 30. Beh, il problema nasce dal buco dell'ozono cosiddetto e dalla situazione climatica mondiale che si sta aggravando nel senso che aumentano le temperature. Il problema è semplice secondo me. Non deve arrivare uno a casa con le bruciature o non deve scottarsi sotto i raggi, perché mette la pelle scoperta in uno stress che la pelle non è abituata a sopportare e non deve sopportare. Quindi ognuno è medico del proprio corpo. È chiaro che quando il sole, specialmente a prendere il sole nelle ore più calde, l'una, mezzogiorno, le 11, le 2 di pomeriggio, che poi sono l'una con l'ora legale, quindi è chiaro che è molto più pesante rispetto a un sole preso alle 8 di mattina, alle 9 di mattina. È chiaro che le creme che proteggono servono molto. Ognuno, secondo me, è medico del suo organismo. È chiaro che ognuno conosce la potenzialità della propria pelle a essere più o meno danneggiata da questi raggi del sole. Discorso a parte, ma non sono un dermatologo e non mi addentro molto, ma la presenza di nei sulla superficie corporea che la letteratura scientifica descrive come estremo pericolo per la salute dell'uomo, per la degenerazione di questi nevi cutanei cosiddetti. E questo meriterebbe tutta una trasmissione a parte, perché voglio dire il colore, la forma, no? Quindi ci sono molte cose che indicano. Certo, è un controllo che i dermatologi o i chirurghi che si occupano di questo tipo di problematiche affrontano senza dubbio meglio di me. Ecco, comunque diciamo che se si prendeva il sole per esempio alle 2 del pomeriggio, e io ne vedo moltissimi che prendono il sole a quell'ora, con una protezione 30-40 riescono in qualche modo a evitare, diciamo, certamente gli effetti. La protezione però non ci dimentichiamo che è qualcosa che spalmiamo sulla nostra pelle, cioè non è una cosa naturale, quindi è una cosa che introduciamo. Il mio maestro che era Fiaschi diceva che ciò che si mette nel nostro organismo rende di più a chi li vende piuttosto che a chi li prende. E questo mi è rimasto impresso perché da medico, ormai da 35 anni faccio il medico, mi sono accorto che questo è vero. È chiaro che l'abbronzatura è un problema non solo di abbronzarsi con le creme di protezione, non scottarsi eccetera, ma anche di dieta, perché si suda poi, quindi bisogna bere, si mangia, e quindi bisogna cercare di mangiare in maniera corretta da sopportare quel tipo di stress. È chiaro che tutto il discorso in generale va fatto in un momento, se uno in 15 giorni deve diventare nero perché c'ha l'obbligo di tornare in città nera, magari dopo mettersi una camicia bianca per andare al lavoro dice guarda come sono nero, e questo è un altro discorso, certo, uno stress a cui la nostra pelle secondo me non deve assolutamente essere sottoposto. Ecco, ultimo argomento, le lampade. C'è chi le usa come così fase preparatoria della Allora, io le dico che in famiglia c'ho questo problema, cioè sentivo l'altro giorno, io ho due figlie, una moglie e un figlio maschio che non fa lampade. Dice faccio una lampada così non mi scotto, e allora mi sono andato a guardare la letteratura. Le lampade sono raggi ultravioletti che vanno a colpire la nostra pelle, vanno a stressare la nostra pelle. Certo, chi vuole quelle 3-4 lampade nel giro della vita, non che, ma essere un'abitudine di fare una lampada ogni giorno o a giorni alterni, io penso che non sia uno stress sopportabile da parte della nostra pelle. Alla fine il nostro organismo si ribella perché non è una cosa estremamente naturale. Grazie di questi avvertimenti, dottor Sciarrone. Continueremo a parlare dei rischi legati all'estate e intanto vi salutiamo qui.